questo è un gol bellissimo! Bellissimo per la giocata, per lo scambio, per il gioco di squadra. È un gol che assomiglia anche a quello che ha fatto Schick nel primo tempo. È 5-1 della Roma. Bella ragazzi e bentornati qui sul canale con questo 31esimo episodio di Carriera. Io non mi sono ancora tagliato i capelli e ci abbiamo un ospite speciale. Siamo abituati sempre a vedere Snoopy, oggi c'è Zach. Zachi, saluta un po', che sei? Dormi alle 4 del pomeriggio? Se può dormire alle 4 del pomeriggio? Ce lo dice il testamento. Autismo a parte, andiamo subito ad allenare i nostri giocatori. Ho ricevuto, continuo chiaramente a ricevere molti consigli e anche alcune critiche costruttive chiaramente sotto gli episodi. Critiche ad alcuni giocatori che ci possono stare, ad esempio Batshuayi, che ha un po' deluso in apertura, perché sì, ha segnato contro il Bologna il gol del decisivo 2-1 nell'episodio precedente, che vi lascio qui sopra nelle schede, ma al tempo stesso proprio con il Bologna, intanto Solari vorrebbe giocare un po' di più, non lo so francamente se il freddo riuscirà a giocare un po' di più, ma al di là del gol appunto con il Bologna, sempre con lo stesso Bologna aveva sbagliato diversi gol, due di cui uno clamoroso poco prima poi di quello che ha fatto, e contro il Marsiglia in Europa League anche lì insomma ha sbagliato in maniera abbastanza clamorosa un gol praticamente a porta vuota. Io in telecronaca in diretta ho detto: questo si può sbagliare perché è pressato, ripetendolo, no, non si può sbagliare, quel gol lo devi fare in Champions League. Ma comunque, parlando di Champions League, come vedete abbiamo Roma-Bari inizialmente per questo episodio e poi il Tottenham a Wembley, quindi sarà molto importante e quasi obbligatorio fare risultato se vogliamo passare il girone, perché poi è chiaro che se non volessimo passare il girone non è nulla obbligatorio, ma dato che vorrei passarlo magari è obbligatorio. Poi Atalanta-Roma dovrebbe essere a questo punto, sì. E basta, questo è l'episodio. Poi avete già visto il Napoli nel prossimo, ma lo scopriremo solo vivendo. Detto questo, Roma-Bari bisogna vincere e poi pensiamo alla Champions. Squadra in campo all'Olimpico e inno della Serie A per Roma-Bari, settima giornata di campionato. Roma che è partita, come leggiamo anche dalla classifica, molto bene. Chiaramente Lazio e Juve hanno una partita in più, altrimenti la Roma sarebbe prima in classifica, come abbiamo visto insomma prima di questo episodio. E allora in casa contro il Bari sarà importantissimo fare risultato per presentarsi anche nel migliore dei modi alla sfida di Wembley tra 3 giorni contro il Tottenham. Lì sì, la Roma in classifica deve fare dei passi in avanti. C'è un po' di turnover, non eccessivo, però chiaramente è obbligatorio fare rifiatare qualche protagonista, che sicuramente contro gli Spurs sarà del match stasera. Questi gli 11: Ponce, Kozak, nuovamente da Ponce che va a largo a trovare la discesa, ottima da parte di Greco sulla destra, mette dentro il pallone, Ponce calcia in porta, Alisson a dire di no, proprio Ezequiel Ponce, proprietà della Roma, stava per beffare la Roma, calcio d'angolo, prova che vuole distendersi, è partito Nura, De Rossi ci mette un po' a servirlo, poi Nura, grandissima palla di Nura per Mertens, in area di rigore, Mertens destro, prende Martigno, fallo di mano, calcio di rigore per la Roma, alla prima palla verticale, magia di Nura, fallo su Mertens che in qualche modo entra sempre a diventare decisivo e rigore per la Roma. Perotti! Roma 1, Bari 0! E il Monito non sbaglia, aveva sbagliato con il Palermo, poi si era subito rifatto contro il Bologna. Altro rigore, il terzo in stagione per la Roma e il secondo trasformato dal Monito. 1-0 al Bari. E allora può distendersi il Bari centralmente. Poi il tocco per Kozak, attenzione alla discesa di Libor Kozak che allarga su Martigno. Occhio al cross dalla sinistra, teso Emerson, non benissimo, poi Mascherano perfeziona tutto. La Roma ha questo vizio di non allontanare quei palloni, spesso abbiamo preso gol così in stagione, non spazzando. Poi dalla parte opposta c'è Maresca, dato in percussione dentro da Batshuayi, la finta, il destro! Michy Batshuayi, 2-0 per la Roma, un contropiede magistrale della formazione giallorossa. E arriva il secondo gol consecutivo in campionato, anzi no, il secondo gol consecutivo all'Olimpico per l'ex attaccante del Chelsea. Qui freddissimo perché Marez fa un grandissimo cost to cost, poi lo serve, lui si coordina col sinistro, capisce che è chiuso, quindi va sul destro e la mette all'angolino. Roma 2, Bari 0. Bari che sarà impegnato nel prossimo turno in casa contro la Fiorentina. Ora Mertens da Mahrez, che vuole andare, sempre Riyad Mahrez, che insiste, va sul sinistro, lo fa girare! Riyad Mahrez, che meraviglia! Il gol del 3-0, applausi a scena aperta per un gioiello dell'algerino. Roma 3 e Bari 0, spettacolo all'Olimpico adesso. Luna, inserimento di Kozak, che la mette in mezzo e arriva il gol del Bari.
Ponce doveva segnare, si sapeva, alla fine trova il gol. Anche oggi subiamo gol 3-1. Dentro il pallone per Batshuayi, di tacco a favorire l'inserimento di Marez. A destra anche Under, arriva con il destro! Che show! Cengiz per il 4-1 e la Roma rimette subito la freccia e si riporta sopra di 3 gol con un'altra meraviglia. Sempre dalla destra, più o meno nello stesso modo ma con un gol differente, bello, sicuramente diverso. Cengiz Under con il destro e con il piede debole fa 4-1. Finisce qui, cala il sipario sull'Olimpico, Roma 4 e Bari 1, un assedio, un dominio da parte della formazione giallorossa. Peccato aver preso gol 1, l'unica palla gol praticamente che hanno creato, forse ce n'è stata un'altra nel primo tempo. Fatto sta che mi sarebbe piaciuto almeno oggi non prendere gol, perché per il resto ho, cioè, si è un po' verificato, anche se contro un avversario chiaramente inferiore, quello che avevo auspicato nell'episodio precedente, ovvero vincere senza soffrire fino all'ultimo, quindi ammazzare calcisticamente parlando l'avversario. Oggi l'abbiamo fatto e comunque sia io non do nulla per scontato, nel senso che non era scontato farlo contro il Bari, perché poi abbiamo visto come non lo abbiamo fatto a Benevento. Adesso però pensiamo alla Champions League, sentiamo Marconi, ovvero il mister, che ha qualcosa da dirci, e poi tutti a Wembley. Sì, penso sia inevitabile che non faccia piacere leggere la classifica del girone e vederci dopo 2 giornate a 0 punti. Questo però non deve assolutamente mettere in discussione il nostro percorso, le nostre idee e la nostra voglia e convinzione di far bene. Siamo stati un po' ingenui contro l'Ajax, mentre contro il Marsiglia ho visto una squadra che ha dato veramente tutto. E nel calcio poi purtroppo puoi vincere ma puoi anche perdere. A sinistra, Batshuayi l'ha visto e lo fa correre. Occhio al Faraone che può andare, è fresco, e Chelaoui in aria, rientra sul destro, giro! È calcio d'angolo! Stasera mi aspetto una grande Roma, perché siamo consapevoli che adesso non dipende tutto soltanto da noi, ma sicuramente se noi ci cominciamo a mettere del nostro possiamo toglierci tante soddisfazioni in questa Champions League. Abbiamo voglia di stupire, abbiamo voglia di far bene, abbiamo voglia di riecheggiare un po' quel senso d'appartenenza da dedicare ai nostri tifosi, di cui parlo spesso. Quindi forza Roma, andiamo a Wembley a prenderci 3 punti. Piove a Wembley, piove a Londra, piove nella testa dei giocatori della Roma. Oggi però non c'è più tempo per sbagliare, perché 2 sconfitte hanno aperto un girone nero, un girone che però doveva essere affrontato da subito in un modo differente. Forse l'errore è stato affrontare male la partita con l'Ajax, con il Marsiglia siamo stati sfortunati, ma i punti, come ha detto Marconi, parlano, sono 0 per il momento. E allora la Roma ha il dovere di invertire immediatamente la rotta. Buonasera da Wembley, buonasera dallo stadio che parla in maniera stupenda dal punto di vista calcistico. Buonasera e benvenuti a Tottenham Roma, il giro di boa del girone. Bisogna iniziare a fare punti, come detto, e bisogna subito provare con il cambio di modulo, perché la formazione la vedrete tra poco. Ma intanto leggiamo il Tottenham con Lloris, Aurier, Dyer, Alderweireld e Davis a comporre il quartetto difensivo. Poi Wanyama, Winks, Sissoko, Eriksen e Jack Bonaventura alle spalle di Harry Kane. E quindi sicuramente un 11 molto importante da parte degli Spurs. Un 11 che anch'esso, insomma, ha faticato in avvio del gruppo, perché il Tottenham ha perso la prima partita, ha pareggiato la seconda, o forse, insomma, cose invertite cambia poco, è a un punto, quindi anche il Tottenham stasera deve e vuole far bene. Ziller, Florenzi, Manolas, spazio ed Emerson, confermato dopo le ultime buone prestazioni. E poi il cambio di modulo lì davanti, Nainggolan e De Rossi al centrocampo con Keita, esperimento largo a sinistra, Marez confermato a destra, Schick in tandem non con Batshuayi, che ha segnato al Bari ma ha sbagliato anche molto e non convince ancora Marconi. Quindi c'è Mertens che invece Marconi l'ha convinto, e come, a suon di gol e buone prestazioni. Adesso il tempo di parlare è finito, adesso è tempo di campo. E allora l'attesa è finita. Possesso Roma, è un possesso comunque utile perché si aprono gli spazi. Ora se ne è aperto uno, il servizio per Mertens, al limite, sul destro, vuole calciare, deviazione, poi ancora Mertens, l'ha presa Lloris.
Era stato sfortunato nel primo rimpallo, fortunato nel secondo perché il pallone gli è rimasto lì. Poi insiste la Roma con Keita che crossa, non malissimo! E la palla è dentro, l'ha messa lui, indovinate un po', Dries Mertens per il vantaggio della Roma Wembley. Dopo 6 minuti e 25 secondi, Spurs 0, Roma 1. Il gol è del nuovo arrivato in estate, del giocatore, uno dei tanti criticati. È il gol dell'1-0, è un gol bellissimo e Roma avanti. Sul destro Kane, poi Eriksen, ancora Kane! E la palla è sul fondo. Gran destro di Harry Kane. Dribbling di Schick rischiosissimo, ma efficace fortunatamente. Poi Florenzi, De Rossi, da Mertens. Roma che sta giocando un gran calcio a Wembley. Occhio a Florenzi che si è inserito. Fino in fondo Florenzi! Fino in fondo Florenzi! È 2-0 al dodicesimo! È calcio champagne! È una grandissima Roma! Florenzi per il 2-0! Sissoko, Emerson gli va a scippare molto bene il possesso, poi si prende qualche rischio, tanti rischi, ma è comunque efficace. Poi il tacco di Keita a liberare Schick, il tacco di Schick a liberare Keita, centrale c'è Nainggolan, poi c'è anche Mertens, Mertens, Lloris, 3-0 sarebbe stata una follia. Poi Mahrez non riesce a crossare, si va a riprendere il pallone, Nainggolan, tocco centrale per Schick che è rientrato in tempo dal fuorigioco. Allora Mertens scava ancora il pallone per Schick. 3-0. È un delirio a Wembley. Il Tottenham non è sceso in campo e la Roma festeggia in 19 minuti. Gliene abbiamo fatti 3. È incredibile la partenza della formazione giallorossa che assomiglia vagamente alle varie imbarcate che ci ricordiamo, però a nostro sfavore. Ad esempio Roma-Bayern all'Olimpico vennero loro a farci 3 gol più o meno nello stesso lasso di tempo. Noi ci confermiamo a Wembley. Che filtra per Harry Kane, che sterza molto bene. Kane lascia partire il cross, Bonaventura al lato, ha staccato molto bene su Florenzi, Ziller era sulla traiettoria. Roma che con questo modulo sta stradominando il Tottenham, sta stradominando soprattutto a centrocampo. Intanto grande palla per Keita, c'è sul secondo palo solo Mertens e c'è anche Lloris che esce. 3 di recupero, Kane, Bonaventura, Florenzi, ma ancora Kane. Roma che deve stare attenta al ritorno del Tottenham che segna in fuori gioco con Eriksen. Un grandissimo primo tempo della Roma, un primo tempo che potrebbe essere ordinaria amministrazione, un primo tempo che mi ricorda, per chiudere una frecciatina, le partite che solitamente gioco quando non registro, le partite che gioco online. Roma sciolta, poi il fatto che il Tottenham abbia anche sbagliato qualcosina ha sicuramente aiutato. Questo semplicemente per dire che se uno è in difficoltà nell'arco di una carriera non è che improvvisamente è una pippa, perché il talento che va a giocare a FIFA non si discute, poi sicuramente le prestazioni a volte sì. Ma sono due cose diverse. Per il secondo tempo dobbiamo stare attentissimi comunque al ritorno del Tottenham, perché una piccola un piccolo campanello d'allarme lo abbiamo avuto col gol in fuorigioco di Eriksen, quindi stiamo attenti. Viene incontro Mertens, di nuovo da Mahrez, vuole andare sul sinistro, lascia partire il cross ancora per Schick con Nainggolan, si sono ostacolati, poi Nainggolan, se facevi questo bello di casa te venivo a cercare e te baciavo tutto. Eriksen allarga molto bene su Nkudu che è entrato adesso e vuole subito far sentire la sua freschezza a Florenzi. Va centrale, poi il tocco e lo scarico su Bonaventura. Eriksen in aria sul sinistro, poi sul destro. Eriksen, Ziller! Risponde presente! Anche Ziller! In questa magica serata della Roma. Nainggolan è andato senza palla a Emerson, il tocco per Mertens. Nainggolan ha subito anche fallo, intanto Schick si sta inserendo. Mertens fa tutto da solo, passa con la suola, passa su tutti, va in fondo. Mertens! E Roma che cala il poker! Guardate il 4, guardate i colori! Wembley è giallo-rossa, all'ora di gioco, 0-4! Sbaglia ancora, occhio a Mertens, uno contro uno con Dyer, che non esce. Mertens sul destro allora, prova a calciare! Così grande che di notte ti prende. L'infarto, eh? Attenzione! Ti culla, Wanyama. Parla che non sente. Ancora Wanyama, poi palla dentro, Dele Alli può calciare e trova il gol dell'1-4. Maledizione, per carità, bello lo stesso, però siamo riusciti a prendere un gol inutile, un gol inutile anche stasera. Del Sharawi, dentro per Mertens, corre Mertens defilato, vuole la sovrapposizione di un compagno, ce n'erano due in realtà, il terzo viene servito, è Pellegrini, che è in zona tiro, Pellegrini carica il destro e la palla è sul fondo. Roma che non trova la manita con Lorenzo Pellegrini al 91esimo. Controllo orientato e poi il Sharawi, sempre il faraone, il Sharawi, grande giocata, tocco centrale per Schick, al limite, arriva dentro il Sharawi, pallonetto a servire Stefan El Sharawi.
Roma che cala la manita, 5-1 a Wembley. Questo è un gol bellissimo, bellissimo per la giocata, per lo scambio, per il gioco di squadra. È un gol che assomiglia anche a quello che ha fatto Schick nel primo tempo. È 5-1 della Roma, è 5-1 della Roma a Wembley. E allora possiamo cominciare anche a dire la nostra su una partita che è al capolinea. Sicuramente il Tottenham non ha affrontato questa gara nel modo giusto, sicuramente non è arrivato a questa sfida nel modo migliore, nella condizione migliore, perché poi c'è un motivo se loro erano a un punto effettivamente, al di là del blasone della squadra, no? Per carità, anche noi eravamo a zero punti, però siamo stati evidentemente sfortunati contro il Marsiglia in particolare. E adesso vediamo, ce la giochiamo secondo me con l'Ajax. Eriksen non ci crede, perché è una sveglia, come si dice a Roma, clamorosa, quella che prende il Tottenham in casa questa sera. È un 1-5, che penso sicuramente sia il risultato più largo che la Roma di Marconi ha fatto in Europa League. Correggetemi se sbaglio, voi che avete buona memoria anche su FIFA 16. Forse il 5-0 sarebbe stato anche il più rotondo, ma 5-1 non è da meno. Una Roma che ha dominato, una vittoria che ci godiamo tutta. Ma adesso mettiamo testa al campionato, perché bisogna andare a Bergamo contro l'Atalanta per continuare a fare punti. In Champions League poi dobbiamo affrontare l'Ajax, se non sbaglio, nel prossimo turno. E sicuramente l'Ajax è più in condizione rispetto al Tottenham, quindi non dobbiamo sottovalutare più nessuno. Roma, mani infami dentro l'acqua santiera, nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta. Roma ama e non perdona, Roma devi ora come in barracuda. Roma, no.